Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, chiedo per un amico milanista, ma per caso l'Inter è croccante? È croccante, amico milanista, l'Inter sì o no? No, perché quando abbiamo preso questo signore qui, il mio amico milanista Total Fred, mi aveva garantito. Guarda che questo non sa tirare i calci d'angolo. Li tira bassi, li tira all'altezza del ginocchio. Cioè è una pippa da calcio d'angolo. Mi aveva garantito il mio amico Total Fred. Poi viene fuori nei numeri che questo signore, caro amico Total Fred, è a 7 assist, di cui se non sbaglio 5 da calcio d'angolo. Amici del Milan, da quando avete messo lo striscione sul ponte a Cancalanoglu, si è incazzato, avete sortito l'effetto contrario. Voi volevate farlo incazzare, volevate che si offendesse, l'avete fatto incazzare, questo sì, ma nella maniera giusta. Dal giorno dello striscione sul ponte a Cancalanoglu è diventato un top player, gioca da top player, quindi grazie mille a tutti i tifosi del Milan che hanno fatto incazzare nella maniera giusta Hakan Çalhanoğlu. Inter batte Salernitana 5-0, ragazzi. Ok, la partita non era proibitiva. L'avversario era la vittima sacrificale di turno e lo dico anche con grande dispiacere. Mi dispiace molto vedere una squadra come la Salernitana, che ha un pubblico e uno stadio assolutamente da Serie A, vederla in questa situazione dove per tutta la partita i tifosi della Salernitana invece che incitare la propria squadra sono costretti a fare cori contro la società, liberate la Salernitana perché sono in una situazione veramente imbarazzante. Quindi tanti auguri alla Salernitana sperando che possa risolvere i suoi problemi il prima possibile. Però ragazzi, che Inter! Ragazzi, che Inter! Va bene, giocavamo contro l'ultima in classifica. Ma 5-0 in scioltezza, giocando il solito calcio spumeggiante di mister Simone Inzaghi. Simone ti lovo, Simone ti amo, sono sempre più inzaghizzato. Partita che va subito nei binari giusti, grazie al calcio d'angolo croccante! Calcio d'angolo croccante! Di Hakan Çalhanoğlu. Colpito di testa benissimo da Ivan Perisic, e poi ragazzi la partita è stata un lento scivolare verso un 5-0 meritato, ma in discussione. Potevano essere anche molti di più i gol, però l'importanza di questa partita non solo per i 3 punti per noi, ma per mettere pressione alle inseguitrici era fondamentale. Noi domani ci mettiamo così. Belli scialli e ci guardiamo Atalanta-Roma, ci guardiamo Milan-Napoli, ci guardiamo la Juve. No, della Juve, la Juve abbiamo smesso di guardarla da un pezzo, abbiamo smesso di guardarla e stasera abbiamo messo un po' di pressione verso le altre. Chiaro, le altre non è che si aspettavano che l'Inter oggi perdesse punti, però è sempre bene metterla, è sempre bene metterla la pressione. Contento per Sanchez che ha fatto una buona partita. Sanchez si conferma un panchinaro di lusso. Sanchez si conferma la nostra croce, la nostra delizia. Delizia quando gioca come in questo periodo, croce quando ha i suoi lunghi periodi infortunati durante l'anno. Però ragazzi, questo qui quando c'è, c'è. Quando c'è, si vede. Quando c'è, si sente. Ed è per questo che a gennaio io dico sempre: Inter, comprami un'altra punta, ma no, senza vendere quelle che abbiamo già, altrimenti siamo sempre contati. Quindi io vorrei che l'Inter avesse Lautaro, Sanchez, Correa, Dzeko e un'altra punta di contorno, visto che abbiamo 3 competizioni da giocare. L'Inter gioca un calcio molto offensivo, però insomma, ci penserà Marotta. Devo fare solo una considerazione, che non è assolutamente una critica a Simone Inzaghi. Lungi da me criticare questo allenatore che mi è entrato nel cuore. Questo allenatore, io sono inzaghizzato pazzo. C'è solo una cosa che mi rattrista un pelino.
nella cooperativa del gol dell'Inter, insomma, in questa squadra dove tutti sono importanti, dove tutti entrano, dove tutti. Oggi è entrato il Gagliardo. Oggi, ragazzi, è entrato il Gagliardo, ha fatto gol. Gagliardo entra quasi sempre, comunque a partita in corso. È entrato Kolarov. Mi dispiace un pochettino che purtroppo Stefano Sensi, che a oggi non mi risulta essere infortunato, non sia molto presente, non sia molto partecipe in questa cooperativa del gol o comunque in questa Inter che dà spazio a tutti. Chiaro, non è che possono giocare tutti, 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 tutti. Però diciamo che fra tutti, Kolarov a parte che è entrato oggi e mi ero dimenticato di averlo in rosa. Forse il buon Stefanino Sensi poteva, magari in una partita come questa, io l'avevo proposto anche titolare nei sondaggi su Instagram, poi per carità, però mi dispiace veramente tanto che Sensi non riesca in un'Inter così bella, in un'Inter che dà spazio veramente a tanti giocatori, che non riesca a trovare, insomma, un minimo di. Dai, un minimo, essere un po' protagonista anche lui, e questo mi fa forse pensare che forse a gennaio, boh, entra delle volte Vecino, entra Gagliardini, entrano tutti, lui entra poco e oggi addirittura sul 4-0. Dai, poteva, però ripeto, non è assolutamente una critica a Inzaghi, allenatore, veramente non mi innamoravo di un allenatore così da tanto tempo e sono veramente contento di avere Simone Inzaghi come allenatore. Non è una critica a Simone Inzaghi, però io oggi Sensi speravo di vederlo in campo perché sarò un inguaribile romantico, sarò un sognatore, però il Sensi che ho visto nelle sue prime apparizioni, nei suoi primi mesi all'Inter, io sogno di poterlo rivedere. E vedo che insomma è un po' difficile tante volte perché è infortunato e lì non dico niente. Adesso che magari insomma pare che stia bene, pare che non abbia nessun tipo di infortunio, mi aspettavo qualche ingresso in più. Però ripeto, Simone Inzaghi non è criticabile, Simone Inzaghi sa benissimo quello che deve fare, insomma, e io mi affido totalmente lui! Poi vabbè, è entrato Lautaro che ha fatto gol. Il gollettino di Dzeko ci sarebbe stato bene perché le punte, insomma, hanno sempre bisogno di segnare per entrare in fiducia, per essere felici, per andare a casa belle contente. Però non si può avere tutto dalla vita. Sono convinto che Dzeko segnerà quando sarà il momento e magari saranno anche gol più pesanti di quelli che potrebbero essere in un Inter Salernitano o che potevano essere in partite magari, diciamo così, dove l'Inter ha comunque vinto con largo margine. Arriverà il momento di Dzeko, tornerà il momento di Dzeko e secondo me segnerà gol pesanti. Un abbraccio agli amici del Milan, ribadisco, amici del Milan, grazie, grazie per averci dato questo parametro zero qui. Grazie mille per averci dato Akan Calhanoglu, Akan, grande Akan Calhanoglu, grazie mille amici del Milan, ma voi cazzo ve ne frega, è esplosa la pulce Brahim Diaz, cazzo ve ne frega di Akan Calhanoglu. Non mi resta che ricordarvi tre cose, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, ci vediamo domani per le mastropagelle, ciao!